Apple rilascia ufficialmente per tutti il nuovo iOS 18. Andiamo a scoprire insieme cosa c'è di nuovo sul tuo iPhone. Prima di iniziare, scarica iAppZane, ovvero l'app più scaricata d'Italia per seguire l'Apple News sul tuo iPhone e non solo, ma anche sconti, sfondi e assistenza. Scaricala qui sotto in descrizione oppure su App Store. E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Mirko Zain. Benvenuti in questo nuovo video dove andremo a parlare proprio di iOS 18, perché Apple lo ha appena rilasciato per tutti. Fine della fase beta testing, inizio della fase ufficiale, che ovviamente comprende tutti. Quindi andate su impostazioni generali, aggiornamento software ed aggiornate al nuovo iOS 18. Ma bando alle ciance ed andiamo a scoprire insieme quali sono tutte le più importanti novità rilasciate con questo nuovo aggiornamento. Andiamo! Prima di tutto, ragazzi, non avremo Apple Intelligence. Questo ovviamente è scontatissimo. Apple non lo rilascerà in Europa a causa delle divergenze con le nuove normative europee non ancora rispettate da Apple, e quindi Apple Intelligence con la nuova Siri, intelligenza artificiale, tutte le annesse funzioni non saranno disponibili in Italia. Quello che è disponibile invece è la nuova Dark Mode, che è la prima novità disponibile su questo nuovo aggiornamento. Per poterla abilitare ci basterà tenere premuto in basso e poi andare in alto sul più, personalizza, e qui scegliere la tinta chiara, scura, automatica oppure nuova impostazione con tinta. Possiamo scegliere la colorazione desiderata e cambiare tutte le tonalità che preferiamo, ovviamente totalmente personalizzabile il colore in base ai nostri gusti personali. Ma non finisce qui, perché se noi utilizziamo qualsiasi versione di questa schermata, adesso abbiamo anche l'impostazione da piccole a grandi, perché possiamo utilizzare l'impostazione grandi, che rimuove totalmente il nome delle applicazioni al di sotto di esse. Ma non solo, altra piccola novità, abbiamo anche un piccolo sole che, se premuto, ci dà una versione più dark e una versione più accesa dello stesso sfondo che stiamo utilizzando proprio in questo momento. Altra novità, adesso è possibile riposizionare tutte le icone all'interno del home screen a nostro piacere. Non partirà direttamente da in alto a sinistra, ma in questo momento possiamo riposizionarle dove vogliamo, in qualsiasi punto del display. Altra novità molto importante, questa volta Apple ridisegna completamente il centro di controllo. Centro di controllo che ovviamente cambia sia l'aspetto sia le sue funzionalità, perché abbiamo intanto dei nuovi widget, dei nuovi toggle, delle nuove schermate che ovviamente ci permettono di sfruttare al meglio tutte le impostazioni rapide. Infatti abbiamo la prima schermata che ci permette di personalizzare, la seconda schermata che ci permette di avere l'app musica sempre a portata di mano, e l'ultima schermata che ci permette di avere tutte le antenne e tutte le connettività disponibili all'interno del centro di controllo e di iPhone. Ma torniamo all'interno del menu principale, teniamo premuto in basso e possiamo personalizzare tutte le icone. A parte una libreria praticamente infinita di toggle che possiamo aggiungere all'interno del centro di controllo e quindi personalizzarlo totalmente, possiamo anche personalizzarlo in altro modo, perché ogni widget, come vedete, ha un piccolissimo bordino sul lato destro che, se espanso, in questo caso aumenta o diminuisce le dimensioni di ogni singolo widget. Altra novità, abbiamo sulla lock screen la possibilità di personalizzare i toggle rapidi. Non dobbiamo più accollarci per forza fotocamera e anche la torcia, ma possiamo anche personalizzare i vari toggle. Teniamo premuto, ovviamente, andiamo su personalizza, schermata di blocco, e possiamo qui in basso personalizzare e rimuovere o aggiungere un nuovo toggle, e anche in questo caso una libreria molto grande di toggle che ci permette di avere tutto ciò che vogliamo, ovviamente anche l'app comandi, e possiamo personalizzare diverse impostazioni rapide che ci piacciono di più. Ma mentre siamo su questa schermata, vi presento i nuovi sfondi dinamici. Come state vedendo, gli sfondi stanno cambiando per mostrarci l'anteprima di quello che avverrà in futuro, perché in base all'orario, quindi del giorno, del pomeriggio, della sera o della notte, lo sfondo dinamico impostato cambia
cambierà da solo la sua sfumatura. Ovviamente si adeguerà a colori più chiari la mattina e poi colori più scuri verso la sera. Altra novità, possiamo bloccare le applicazioni. Avete presente la classica app foto che ogni volta magari qualcuno ci guarda le foto, eccetera? Ora possiamo semplicemente tener premuto e utilizzare la funzione richiedi Face ID. Una volta impostata, richiediamo il Face ID, ci abiliterà il Face ID e ogni qualvolta noi accederemo a quella singola applicazione ci verrà prima richiesta l'autenticazione del Face ID per accedere al suo interno. Altra novità, Apple rimoderna l'app impostazioni, che più che rimodernarla, diciamo che ha riposizionato tutto, perché in questo momento Apple ha inserito diversi blocchi, ha separato un po' le varie impostazioni del menu e le ha rese molto più accessibili, perché nella prima parte abbiamo sempre le classiche cose del wifi, bluetooth, cellulare, eccetera eccetera, viene aggiunta la batteria e poi qui vengono assemblate una serie di altre impostazioni come le generali, l'accessibilità, Apple Intelligence che purtroppo non è ancora disponibile da noi, camera che cambia nome da fotocamera a camera, e poi centro di controllo, cerca, eccetera eccetera. Stessa cosa più in basso, abbiamo le notifiche, i suoni, full immersion e tempo di utilizzo che viene tutto raggruppato, stessa cosa per Face ID, SOS emergenze, privacy e poi App Store, Game Center, eccetera eccetera. Tutte le singole applicazioni che vogliamo personalizzare le troviamo nell'ultima voce, ovvero la voce app, che se premuta ci mostra tutte le applicazioni che abbiamo installato in questo momento sul nostro iPhone. Altra novità, Apple modifica la torcia, che solo sui dispositivi che hanno una Dynamic Island può essere ampliata sia a livello di potenza, come state vedendo facendo uno swipe verso l'alto, ma sia anche a livello di intensità, ovvero concentrare il fascio di luce più al centro oppure allargarlo e avere una visione più ampia della luce, che ne so, in una stanza. Altra novità, andiamo all'interno delle impostazioni, torniamo su batteria e sulla sezione in carica abbiamo la nuova sezione di limite caricamento. Possiamo impostare noi stessi un limite di caricamento che può raggiungere il nostro iPhone, ovvero 80%, che è il classico con il caricamento ottimizzato, oppure 85, 90, 95 e 100, in modo tale da preservare la batteria nel tempo. Altra novità, andiamo all'interno dell'app telefono e sul tastierino Apple aggiunge il T9 finalmente. Infatti, se ad esempio premiamo la M, mi spunta mamma e quindi posso chiamare mia madre in questo momento. Viceversa, se premo un'altra cosa tipo P, papà, oppure un'altra lettera, possiamo impostare e trovare tutto ciò che ci serve rapidamente. Altra novità, Apple aggiunge su Wallet la nuova funzione Tap to Cash, che serve per inviare denaro semplicemente avvicinando due iPhone, disponibile già con diversi servizi per diverse attività in tutta Italia. Altra novità, Apple rimoderna l'app Foto, che è stata al centro di tantissime discussioni, ragazzi, perché Apple l'ha cambiata, l'ha modificata, eccetera eccetera. Adesso c'è semplicemente una parte centrale dove troviamo tutte le nostre fotografie, i giorni recenti, le persone, gli animali raccolti in evidenza, le memorie, i trips e poi foto in primo piano e tutte le sezioni più importanti che possiamo ritrovare all'interno delle nostre foto, video, eccetera. Ma non solo, perché se noi facciamo uno swipe verso il basso, abbiamo in basso tutte le impostazioni per il filtraggio e possiamo riposizionare le foto a nostro piacere, oppure trovare le foto che ci interessano maggiormente. Altra novità, Apple aggiunge la funzione Distraction Control, ovvero la funzione che ci permette di controllare le nostre distrazioni. Vi faccio un esempio, siamo su applezain.net, vado a caricare un nuovo articolo, ad esempio prepara il tuo iPhone, eccetera, eccetera, si aprono pubblicità, si aprono tutte le impostazioni, ma noi utilizziamo la funzione Distraction Control. Esempio, premo in basso a sinistra e faccio nascondi distrazioni. Premendo su nascondi distrazioni, in questo momento si abilita la modalità che ci permette di stoppare e rimuovere qualsiasi cosa. Ad esempio, premo sull'immagine, faccio nascondi, quell'immagine non sarà più visibile all'interno di questo articolo. Oppure, non mi piace il titolo, nascondiamo il titolo. Ovviamente possiamo ripristinare tutto premendo su annulla e tornerà tutto come prima. Altra novità, Apple presenta la nuova applicazione Password, che raggruppa tutte le password che abbiamo salvato all'interno di iCloud, che comprendono applicazioni, siti web, eccetera eccetera, e ovviamente divise anche per categoria. Abbiamo le password del wifi, magari abbiamo tutte le nostre password, le password salvate con passkey, diversi codici di sicurezza, eccetera eccetera. Possiamo anche aggiungere con il tasto in basso una nuova password senza dover andare per forza in quel sito web, quindi possiamo
dobbiamo scegliere il nome, nome utente, password, aggiungere delle note e salvarlo in anteprima. Altra novità, Apple aggiunge la funzione Game Mode. Ogni qualvolta noi accediamo ad un gioco, in alto apparirà modalità di gioco sì, che possiamo sia disattivare ovviamente, sia abilitare. E ci dice infatti, quando la modalità di gioco è attiva, le attività in background vengono limitate per ottimizzare le prestazioni di questo gioco. Quindi se voi avete le impostazioni in background abilitate, quando c'è un gioco aperto, le abilità in background si mettono in pausa e tutta la potenza di iPhone va semplicemente al gioco, sempre e comunque. E ultima novità, ma non meno importante, app calcolatrice. Apple rinnova sia l'icona sia le funzionalità perché l'app calcolatrice ci permette di utilizzare diverse funzioni, quella basilare, quella scientifica e anche note matematiche, ovvero possiamo semplicemente scrivere noi una nota matematica, aggiungerla e ci darà le eventuali soluzioni. Ovviamente ragazzi ci sono ancora tantissime altre novità, Apple ha rilasciato più di 250 piccole e grandi novità che ovviamente dovrete scoprire da voi, perché ci sono anche delle piccolezze come un cambio di sfumatura, un cambio di quella parte dell'icona che viene modificata, quindi andate ad installare il nuovo iOS 18, godetevi le novità e ovviamente, beh, buon iOS 18 a tutti! Io come al solito ragazzi vi saluto, vi ringrazio ovviamente per aver visto questo nuovo video, come al solito arriviamo a 300 mi piace per il prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui con Mirko per AppleZane.net e ciao! Vuoi sapere le ultime novità Apple in anteprima? Vuoi sapere cosa faccio nella vita privata? Seguimi su Instagram e non te ne pentirai! Grazie ad AppleZane.net puoi usufruire fino al 60% di sconto sui prodotti Amazon ed il link lo trovi qui sotto in descrizione.